Insieme a voi avrò l'onore di inaugurare la nuova sede degli uffici comunali della nostra città. È molto bello che questo luogo, questa piazza, sia stata intitolata al Liber Paradiso, il provvedimento con il quale nel 1257 a Bologna furono riscattati e liberati i servi della gleba residenti sul territorio. Il progetto di realizzazione della nuova sede del Comune di Bologna prende vita a seguito della necessità di raggruppare in un unico luogo i diversi servizi municipali precedentemente dislocati in 20 diverse sedi sparse per la città. L'area interessata dai lavori di costruzione della nuova sede del Comune di Bologna è quella dell'ex mercato ortofrutticolo, inserita nel quartiere della Bolognina, affacciata su via Fioravanti, a pochi passi dalla nuova stazione dell'alta velocità. Questo edificio è il seme di una grande trasformazione urbana, no? Quindi è anche importante pensare che questa grande trasformazione di Bologna, forse l'area più importante della città, nasca proprio attraverso la realizzazione di un'opera pubblica, quindi di un edificio di grande richiamo come quello di un comune. I lavori sono partiti nel 2003 con la fase di progettazione, mentre nel 2005 ha avuto inizio la fase esecutiva, affidata alla società di progetto DUC, vincitrice del concorso di project financing indetto dal Comune di Bologna e assegnataria della concessione. Abbiamo raccolto un gruppo imprenditoriale costituito da alcune cooperative, Coop Costruzioni, Cesi, Cesi Capofila, e insieme ad Adanti, Cogei, CEA, imprese bolognesi, e abbiamo vinto la gara, non senza una certa preoccupazione per l'importanza dell'intervento e l'impegno economico-finanziario che questo intervento comportava. Di queste dimensioni effettivamente era il primo progetto in finanza che noi realizzavamo. La complessità dell'intervento sta proprio nel fatto di contrarre un importante contatto finanziario con un pool di banche che ci hanno finanziato l'intervento per un importo complessivo di circa 100 milioni di euro, che debito che noi abbiamo quindi contratto e che restituiremo nell'arco di una ventina di anni. Quindi abbiamo dovuto affrontare tutta questa nuova filosofia del costruire, abbiamo dovuto individuare l'architetto a cui affidare la progettazione, che pure era di nostra responsabilità. Abbiamo scommesso anche sotto questo profilo, perché abbiamo scelto un giovane architetto che vive e lavora a Bologna, Mario Cucinella, che allora nel 2003 era ancora un architetto sconosciuto, ma a nostro giudizio un architetto di talento, e con lui abbiamo iniziato il lavoro. Il progetto è frutto del disegno dell'architetto Mario Cucinella, dello studio Mario Cucinella Architects. Si tratta di 33.000 metri quadrati di superficie utile all'interno di un lotto di circa 17.000 metri quadrati. Tutti parlano di questo complesso come un complesso di 33.000 metri quadri. La verità è che abbiamo costruito quasi 60.000 metri quadri, perché fra superficie utile e superficie lorda c'è una bella differenza. L'idea che ha generato l'impianto planimetrico è quella di un grosso monolite scomposto secondo le due direttrici di attraversamento, che diventeranno non solo nuove vie di collegamento interne, ma anche linfa vitale per la riqualificazione dell'intero quartiere. L'idea nasceva dal concetto di non fare un edificio unico che potesse sembrare troppo monumentale, ma invece un edificio spaccato, e quindi sono tre blocchi
che nello spaccarsi creano delle strade, quindi in qualche modo era un po' di recuperare l'idea di una struttura urbana, no? Arriva la Bolognina in forma ortogonale e quando arriva qui nella piazza si spacca in tutte le direzioni, no? Quindi è una piazza dove questi edifici segnano percorsi e accessi e soprattutto questo asse principale che dalla via Fioravanti entra nella hall del comune, lo attraversa, quindi attraversa un luogo pubblico per entrare nel parco e quindi nello sviluppo urbano che è previsto nell'area R52, che è quella poi retrostante. Quindi le forme nascono un po' in maniera organica, sono come fossero dei diamanti, no? Spezzati, delle pietre spezzate, e in mezzo a questi volumi c'è uno spazio pubblico. Quindi la natura di questo progetto era proprio quella di realizzare servizi, ma soprattutto generare un nuovo spazio pubblico. Come una pietra spezzata in più elementi, il progetto si scompone secondo linee generatrici diagonali capaci di creare scorci prospettici sorprendenti. Gli assi che separano gli edifici costituiscono i percorsi e i luoghi di sosta tipici di uno spazio urbano. Il nuovo complesso della sede comunale si colloca quindi a tutti gli effetti nel solco della migliore tradizione urbanistica italiana, che concepisce lo spazio pubblico come un luogo di incontro non esclusivo e a disposizione di tutti i cittadini. Alla nuova sede comunale si accede attraversando la nuova grande piazza, a una quota inferiore rispetto alla quota stradale di via Fioravanti. Questo per dare ai fruitori non solo dei servizi ma anche dei nuovi spazi urbani una maggiore sicurezza e uno stacco dal caos della città. Attraverso un articolato sistema di piani, rampe, scale con parapetti vetrati si entra così in uno spazio a misura di cittadino, lasciandosi alle spalle il traffico delle vie adiacenti. Un invito a entrare in questa arena, in questa piazza, che in qualche modo è protetta dal traffico, è protetta dal rumore, diventa una piccola oasi, ecco. Quindi quanto di meglio ci può essere in uno spazio pubblico il fatto di avere prima di tutto uno spazio tutto pedonale, per cui questa è una piazza sicura, tranquilla, e diventa una specie di invito, è un vassoio che ti invita a entrare e utilizzare i servizi pubblici. Elemento perno e cardine degli accessi al complesso è la hall d'ingresso, una struttura che si incunea e spacca la geometria degli edifici, costituendo uno snodo fondamentale per i movimenti dei visitatori. Questo spazio è protetto dall'esterno da una membrana trasparente ed è caratterizzato dalla presenza quasi scultorea, oltre che strutturale, del sistema a cavalletto di pilastri obliqui in acciaio incernierati al suolo. Questo è lo spazio più importante dell'edificio perché è il luogo d'accoglienza, diciamo è il primo luogo dove si incontra poi il rapporto con il comune, quindi l'idea di questa grande scala era proprio data dall'idea che questa piazza viene attraversata, si entra dentro alla hall e si può entrare nel comune, ma si può utilizzare questa scala anche per entrare nel parco e quindi in una grande tradizione degli edifici italiani del Medioevo, del Rinascimento, è un edificio passante, un edificio si può passare attraverso,
per accedere al parco. E poi di fatto questo è un luogo anche spettacolare, perché insomma il biglietto da visita del comune di Bologna, e l'idea di questa specie di carie, questo edificio così squadrato, così perfetto, trova qua dentro un luogo molto più complesso dal punto di vista dell'immagine, proprio come se questa copertura schiacciata da queste masse si fosse un po' accartocciata, si fosse un po' come una lastra di ghiaccio che si spezza, e questo grande pilastro a V che tiene l'edificio, insomma, era anche per dare un po' un senso di forza e di potenza, che abbiamo tolto della massa e abbiamo appoggiato questo edificio su questo cavalletto che in effetti tiene poi i 10 piani che gli stanno sopra, no? E poi l'intervento artistico anche molto importante, perché in questa asimmetria di questo spazio pensavamo a un grande specchio che doveva riflettere l'immagine, diciamo, di questa cavia, di questo scavo. Invece l'intervento di Michelangelo Pistoletto con questo mediterraneo specchiante è anche un modo per far ritornare negli edifici pubblici questo rapporto con l'arte, che è un rapporto che l'Italia ha sempre avuto. Cioè, questa è un'opera molto importante, perché anche entrare nel comune di Bologna e trovare questa scritta Love the Difference è anche un modo per testimoniare che nelle città contemporanee la differenza è una grande qualità della città. Non c'è solo forma in quest'opera, c'è anche sostanza, c'è significato, e quindi il significato è molto importante. Significa love difference, significa amare le differenze, significa un mare mediterraneo dove le dogane, le interruzioni, le rotture si dissolvono. È un mare che dissolve, e quindi dissolve le tensioni e augura una trasformazione sociale responsabile. Qui è particolarmente ben collocato, l'opera è molto bella, e questo è un luogo nel quale le cittadine e i cittadini di Bologna verranno per utilizzare i servizi comunali. Sono persone diversissime tra di loro, per reddito, per censo, per etnia, per appartenenza religiosa, e dunque è bene che ci sia un richiamo al valore positivo delle differenze, proprio qui dove tante persone si incroceranno. I due edifici principali della nuova sede del Comune di Bologna, con il loro svilupparsi su 11 e 10 piani fuori terra, sono destinati a ridefinire in maniera decisa lo skyline della città. Bologna è una città che è uscita dalle mura ormai qualche secolo fa, e all'interno di questo nuovo tessuto urbano, questa nuova parte di città contemporanea, questo edificio prende un ruolo come nella città storica. C'è un edificio importante, un edificio che esce dalle volumetrie residenziali classiche, quindi dalla massa della città costruita, e si fa vedere. Insomma, è molto importante che la parte istituzionale diventi un elemento che caratterizza comunque il paesaggio urbano, il paesaggio della città, come sono state le chiese, come sono state le torri, come sono stati gli edifici pubblici importanti. Il complesso è formato da altri due edifici di altezza inferiore, il più basso adibito a parcheggio e un altro di 7 piani, con i primi due livelli adibiti ad attività commerciali e di servizio. Di notevole effetto statico è la vela di copertura disegnata dall'architetto Cucinella. Un nuovo elemento architettonico che irrompe con tutta la sua forza all'interno della pulizia razionale delle facciate. Nella grande vela l'edificio ritrova una forte unità compositiva che contrasta e compensa sapientemente la scomposizione degli spazi. La copertura era proprio questo foglio di carta che si piega, che unisce tutte queste geometrie complesse, e che dall'altra parte in qualche modo fa il verso al sistema dei tetti a falda, no? Quelli tradizionali di cui la nostra città ha un segno, no? E quindi queste pieghe in effetti li possiamo leggere sia come degli origami piegati, ma anche come delle falde di un tetto classico che tiene insieme questo edificio, quindi dare l'unità al blocco. Il contrasto immediato con la modularità delle facciate è un dato saliente del proposito di rendere distinguibile l'intervento architettonico urbano della sede unica comunale. È importante perché la geometria di questi edifici, apparentemente semplice, poi quando si scalano nei piani, ecco, creano queste pieghe, e queste pieghe sono comunque l'elemento che caratterizza fortemente questa unione, no? Qui poi hanno un ruolo anche in alcune facciate esposte a sud di frangisole, quindi diciamo che
all'elemento estetico di unione si associa anche un elemento, diciamo, funzionale agli aspetti ambientali. In questo modo, insieme alla realizzazione di moduli in vetro selettivo e con leggera inclinazione per il tamponamento delle facciate più esposte, si raggiunge l'obiettivo di contenere e stabilizzare l'influsso termico durante i mesi estivi e di consentire il passaggio della luce naturale durante i mesi invernali. Gli elementi che compongono la vela sono stati pensati e realizzati con materiale che non richiedesse manutenzione. Tutti gli elementi sono stati infatti trattati per resistere all'azione degli agenti atmosferici. Sopra l'edificio destinato a parcheggio sono stati installati pannelli fotovoltaici con il preciso compito di produrre energia elettrica destinata esclusivamente all'autoconsumo per una parte degli uffici comunali. Per quanto riguarda la climatizzazione estiva e invernale degli uffici, è stato utilizzato uno degli impianti più innovativi e sofisticati presenti sul mercato, sfruttando la tecnologia a pannelli radianti microforati ventilati a soffitto. I lavori di costruzione della nuova sede del comune sono durati all'incirca 3 anni e hanno visto l'impiego di un numero di operai che non è mai sceso sotto le 150 persone, per arrivare anche a punte di oltre 350 nella fase di montaggio di pareti attrezzate ed arredi. Una attenzione particolare è stata riservata alla messa in sicurezza del personale impiegato, politica che ha consentito di ultimare i lavori senza registrare incidenti di rilievo. Questo credo che sia un vanto delle aziende che hanno costruito e un vanto anche del coordinatore della sicurezza. Non abbiamo avuto praticamente incidenti rilevanti. Ci può essere stato la caduta del martello sulle scarpe o robe del genere, ma ringraziando il cielo, veramente 3 anni durissimi con tante persone, un controllo del cantiere eccezionale. Le operazioni di scavo per giungere al piano di sbancamento sono durate all'incirca 8 mesi, successivamente alle quali si è provveduto alla realizzazione delle fondazioni. Quelle dei 2 edifici più alti sono state realizzate mediante una platea di calcestruzzo armato posata su pali trivellati gettati in opera. Gli edifici bassi sono stati realizzati con una struttura interamente in cemento armato, sia per i solai che per le colonne portanti, mentre gli edifici più alti utilizzano una tecnologia mista calcestruzzo e acciaio. Dal punto di vista della tecnologia costruttiva, questo è uno dei pochi edifici di Bologna realizzati con le strutture metalliche. 2 grossi edifici, l'A e il B, sono realizzati con le strutture metalliche da quota meno 2 sino al 10° piano e sino al coperto. Questa è una tecnologia abbastanza inusuale per edifici relativamente bassi, però che ha permesso grandi luci, ha permesso grande flessibilità, ha permesso la realizzazione di un atrio, di un'apertura, di una grandiosità, di una leggerezza unica, e ha permesso anche un controllo dei tempi, naturalmente non secondario. Raggiunta l'agibilità dei piani subito dopo il disarmo, sono partite le operazioni di trattamento ignifugo delle strutture metalliche e la realizzazione dei solai. Il montaggio delle facciate in vetro, composte da celle indipendenti preassemblate in fabbrica, è stato avviato quando ancora i piani alti erano in fase di costruzione, ottenendo così un notevole risparmio di tempo di posa. Ogni giorno si è proceduto alla posa di 15 celle per ogni squadra di lavoro, mediante operatori agganciati alle linee vita opportunamente montate per tale attività. Le celle sono state movimentate con la grua torre del cantiere e con l'ausilio di un robot dedicato. Lei,
Una delle fasi in assoluto più delicate e spettacolari della costruzione dell'intero edificio è stata sicuramente la posa della grande vela di copertura. Per la composizione della particolare struttura a tubolari di alluminio sono stati necessari 5 mesi di lavoro, il coinvolgimento di 30 persone e l'impiego di gru specifiche appositamente noleggiate per questa operazione. La realizzazione di questo oggetto, di questo origami, non è stato semplice. Se noi andiamo vicino a quelle travi, vedremo che sono alte 60, 70, anche 80 centimetri. E questi i tubi che formano la trava secondaria di questo origami sono tubi estrusi di alluminio di grandissimo diametro, perché hanno un diametro di 16 centimetri, 16-18 centimetri, legati con un particolare nodo alla struttura principale. Abbiamo sperimentato le sollecitazioni di questo origami alle gallerie del vento e abbiamo verificato quindi anche la complessità delle sollecitazioni che questi esili dal basso, travi, danno alla struttura. E non è stata un'impresa semplice realizzarlo in estrema sicurezza, perché quando tira molto vento vediamo che questi tubi vibrano, quindi è una struttura abbastanza viva. Degli edifici è costituita da una doppia orditura di travi in acciaio zincato accoppiate che seguono l'andamento delle strutture degli edifici sottostanti, sui quali trova i suoi punti di appoggio attraverso le colonne e le saette di sostegno. Un'ulteriore orditura superiore, composta da tubi in alluminio a sezione variabile, costituisce il grigliato frangisole. In considerazione dell'entità degli spostamenti relativi tra gli edifici, indotti dalle variazioni termiche e dalle azioni sismiche, sono stati previsti particolari collegamenti, atti a scorrelare elasticamente le varie sottostrutture di copertura.
nuova sede degli uffici comunali si propone come un intervento capace di inserire una nuova dinamica architettonica all'interno della città felsinea, attraverso una logica compositiva che offre funzionalità e sostenibilità, ma soprattutto introduce, attraverso forme compositive moderne, un nuovo polo di aggregazione pubblica. Questa è stata una grandissima opportunità anche per questo quartiere. Questo è un intervento che sicuramente ha riqualificato e rivitalizzato in senso positivo questa porzione di città, questa parte, questa storica bolognina, che tuttavia a causa dell'abbandono da parte del mercato ortofrutticolo della sua area aveva sofferto negli ultimi anni di un degrado crescente. Grazie a questa impostazione, a questo slargo, a questa piazza, e grazie soprattutto anche alla gestione, per esempio, della ristorazione, noi troviamo qui alla sera molti giovani che si incontrano. Il locale di ristorazione rimane aperto fino a tarda notte. La stessa popolazione che noi troviamo in quest'area è cambiata. Questo è un luogo che non vive nelle ore di ufficio, ma diventa una parte della città. E di fatto questo edificio ha due piani, una specie di zoccolo che è, diciamo, destinato ad attività commerciali pubbliche, quindi è una parte della Bolognina che continua a vivere al di là delle ore di lavoro degli uffici, su cui poi è posato l'edificio per uffici. Però questa commissione è molto importante perché rende questo luogo non esclusivo, ma per tutti. Abbinare la vivacità di funzioni commerciali ad un luogo che si caratterizza per la prevalenza di servizi amministrativi significa conferire allo spazio pubblico un'immagine più accogliente e, in senso più ampio, migliorare la vivibilità urbana del quartiere.